Innanzitutto, grazie a tutti voi per essere qui, grazie Andrea per questo graditissimo invito. Frequento la Fondazione da tanti anni per motivi, diciamo, di ricerca, ci sono capitato diverse volte e quindi è veramente un piacere poter parlare poi a dei ragazzi. Che si occuperanno e si occupano di piante, questo è il punto fondamentale. In qualunque cosa voi facciate, se studiate o lavorate qui, in qualche maniera le piante c'entrano. E allora, che cosa sono le piante? Io non in questo, durante questa lezione vi racconterò un po' di che cosa sono veramente le piante. E non vi attendete nessuna notizia pratica, ma una visione, diciamo, generale di ciò che le piante sono e sono in grado di fare. Innanzitutto partiamo da questo dato che vedete qui, che riguarda la quantità, che è una delle cose che normalmente ci sfugge. Le piante rappresentano la vita del pianeta. Quindi non sono una frazione marginale o qualcosa di secondario, ma sono il motore stesso della vita. E in quantità, in biomassa. Che cos'è la biomassa? Se noi potessimo pesare tutte le cose vive del pianeta, ci accorgeremmo che le piante rappresentano dal 90 al 97,5%. Questa è una. Qui dovete prendere per piante, diciamo, in senso molto lato di qualunque cosa sia in grado di fotosintetizzare. E il dato che vedete è un dato molto, come dire, conservativo. La stima più recente che è stata pubblicata su PNAS qualche mese fa dà un dato che è ancora molto più superiore, perché parla del 99,7%. Quindi vuol dire, in altre parole, che soltanto lo 0,3% in peso della vita su questo pianeta non fotosintetizza. E noi facciamo parte di questo 0,3% e di questo 0,3% siamo una parte ininfluente e probabilmente dannosa, ma ne parleremo, diciamo, nel proseguo della chiacchierata. Perché non vediamo le piante? Perché c'è una, è un, abbiamo, c'è un malfunzionamento del nostro cervello. È stato studiato, non la chiamerei una patologia, ma un malfunzionamento sì. Si chiama plant blindness, cecità alle piante. Ed è un fenomeno per il quale noi non vediamo le piante. Noi le vediamo. E io spesso faccio un test ai miei studenti, dovunque essi siano, io insegno molto anche all'estero, e indipendentemente dal luogo dove sono, indipendentemente quindi dalla cultura di provenienza delle persone, le persone non vedono le piante. Come funziona questo test? È un test semplicissimo. Mostro delle diapositive che rappresentano una foresta, quindi in cui immaginate l'intera superficie della diapositiva è fatta da verde, piante. E poi su questa intera superficie c'è un animaletto, un qualche animale, c'è una rana, un cane, un uomo o roba del genere. E poi chiedo che cosa vedete? E la risposta, come potete immaginare, è una rana, un uomo, un alce o quello che è. E poi faccio vedere una diapositiva dove non c'è niente al di fuori delle piante. E chiedo che cosa vedete, e normalmente l'espressione degli studenti è questa. Guardano con attenzione, perché dicono: ma qui non c'è niente. Dico: ecco, appunto, ci sono soltanto le piante. E questa plant blindness è una conseguenza diretta della bassissima capacità di calcolo del nostro cervello. Il nostro cervello ha una capacità di calcolo che è stimata essere 300 bit al secondo. Niente.
nulla. Cioè questa cosa che, di cui noi siamo così orgogliosi e che viene, diciamo, molto pomposamente definita da molti come l'oggetto più complesso dell'universo, ne avete sentito parlare qualche volta, avrete sentito questa cosa, no? Il cervello dell'uomo è l'oggetto più complesso dell'universo, che è una delle tante boiate che si dicono, perché innanzitutto cosa sappiamo noi di quali siano gli oggetti dell'universo? E poi, anche rimanendo sulla Terra, il cervello non è affatto l'oggetto più complesso che esiste, semplicemente perché ha un certo numero di miliardi o di centinaia di miliardi di neuroni. A me non verrebbe mai in mente di dire che l'apparato radicale di una quercia, che ha più apici radicali di quanti neuroni abbia un cervello umano, è l'oggetto più complesso dell'universo. E, comunque, questo oggetto più complesso dell'universo che teniamo nella scatola cranica processa 300 bit, tant'è vero che, come voi avrete visto, è impossibile fare una gara contro una qualunque calcolatrice da fustino Dash, vince la calcolatrice. E a fronte di questa capacità di calcolo così bassa, soltanto attraverso gli occhi invece entrano come informazioni 1,5 miliardi di bit al secondo. Attraverso tutti i sensi entrano nel nostro cervello, si stima, 4 gigabyte di informazioni al secondo, a fronte di una capacità di processarne 300. Quindi che cosa fa il nostro cervello? Dov'è molto bravo il nostro cervello? È nel filtrare via tutto quello che non ci interessa o che non viene ritenuto interessante. E quindi agli inizi della nostra evoluzione, e qui dobbiamo pensare a questo, e utilizzare questi 300 bit di abilità del nostro cervello per vedere esclusivamente ciò che veramente ci interessava, che poteva essere pericoloso per noi, per esempio, che ne so, degli animali o degli altri uomini, ha fatto sì che noi filtrassimo via tutte le informazioni sulle piante, e continuiamo a farlo ancora oggi. Ora, questa diciamo cecità alle piante, che agli inizi della nostra storia evolutiva è stato un vantaggio evolutivo, oggi rischia di essere invece un grosso svantaggio, perché ci impedisce di comprendere e di capire esattamente quanto sono importanti le piante e qual è il loro ruolo nella vita di questo pianeta. Queste che vedete alle mie spalle sono delle pitture primitive, delle pitture rupestri, e sono un esempio. Esistono decine e decine di migliaia di pitture rupestri. Ciò che è interessante per me è il fatto che non esista quasi mai, in meno dello 0,1% delle pitture rupestri, ci sono delle rappresentazioni di qualcosa che può sembrare una pianta. Normalmente gli uomini hanno sempre rappresentato e rappresentavano, allora, vedete, animali, proprio perché a rappresentare questa, diciamo, assoluta ininfluenza del mondo vegetale. Questa cosa che vedete qui è una tabella, una immagine del 1500, più o meno del 1530, rappresenta l'ordine della natura. L'ordine della natura è un'idea aristotelica, e la vedete rappresentata qui, diciamo, alla vostra sinistra avete le pietre, che sono est. Poi subito dopo le pietre abbiamo le piante, vedete, rappresentate da un albero, che vivono. Poi ci sono gli animali, che sentono, e infine l'uomo, che è intelligente. Lo vedete, sta lì subito, soprattutto in cima alla piramide. Addirittura quello non è neanche un uomo normale, lo state vedendo, quello è un homo studiosus, e sta in cattedra, eh? Quindi professore universitario, di cui qui ne vedete una nutrita rappresentanza, rappresentano l'apice della creazione. Cioè noi qui, noi quattro,
siamo ciò che di meglio è stato prodotto, diciamo, ed esiste nella storia dei tempi. Per fortuna ridete, e se conosceste bene i miei colleghi ridereste ancora di più. Per farvi capire quanto è sbagliata questa piramide della natura. Questa piramide della natura è completamente sbagliata dall'inizio alla fine. Voi potreste dire, vabbè, ma se ci mostri una cosa del 1530, cosa ti aspetti? Mi aspetto proprio questo, invece, perché noi guardiamo alla natura nella stessa maniera identica della rappresentazione che ho alle mie spalle. Non è cambiato niente. Noi guardiamo alla natura in questa stessa maniera. Bene, come vi dicevo, questa tabella è sbagliata, è completamente sbagliata. Il fatto che le piante, per esempio, non sentano, limitiamoci al sentire, e quindi che gli animali siano sensibili, è un'assurdità. Le piante sono molto più sensibili degli animali, molto, e lo vedremo anche. Come è fatta una pianta? Questo è il punto fondamentale, perché la non comprensione, cioè il non accorgersi che esistono le piante, dipende dal fatto proprio che noi non le riusciamo a comprendere. La pianta è una cosa che è incredibilmente diversa da noi animali. Allora, come facciamo noi? Qual è il processo attraverso il quale noi comprendiamo i bisogni, le necessità, come funzionano degli altri esseri viventi, a partire dai nostri, diciamo, conspecifici umani, e mettendoci in un certo senso nei loro panni, guardando al mondo come potrebbero guardarli questi vicini, questi prossimi a noi. E è ovvio che tanto più sono lontani da noi, tanto meno abbiamo questa abilità di immedesimazione. Allora immaginate che cosa vuol dire pensare, cercare di capire che cosa è una pianta. È assolutamente impossibile. Qualche anno fa un filosofo americano scrisse un libro la cui traduzione in italiano più o meno sarebbe: non potremo mai sapere che cosa vuol dire essere un pipistrello. E un pipistrello è un mammifero come noi. Ora immaginate come possiamo pensare di essere una pianta. Perché non lo possiamo sapere? Beh, perché innanzitutto noi siamo animali. E animali, sapete cosa vuol dire animale? Animale vuol dire, perché ci chiamiamo animali? Perché siamo animali noi? Siamo animali perché ci muoviamo. Animale vuol dire animato, dotato di movimento. Questa è la caratteristica che ci accomuna, è la caratteristica principale del nostro essere animali. Siamo dotati di movimento, utilizziamo il movimento per risolvere tutti i nostri problemi. Qualunque problema ci venga proposto nel corso della nostra vita, noi lo dobbiamo, per forza di cose, risolvere con il movimento. Tant'è vero che, se vogliamo essere pignoli, la maggior parte dei problemi noi che gli animali risolvono, uomini inclusi, lo risolvono attraverso lo spostamento, e quindi non li risolvono veramente, ma li evitano. Cioè, noi animali evitiamo i problemi, cosa che ovviamente le piante non possono fare. Le piante sono costrette a risolvere i problemi. E ora immaginatevi un problema semplice per una pianta. Immaginate di essere una pianta, di essere radicati in una foresta, quindi non potete scappare. Come fate a difendervi dai predatori? Perché i predatori vi vogliono mangiare, no? Come fate a difendervi? Come fa una pianta a difendersi? Perché? Evidentemente si difendono, altrimenti non potrebbero rappresentare il 99,7% di tutto quello che è vivo. Questo è un punto fondamentale. Come farebbe un animale che non ha la possibilità di spostarsi a difendersi? Non può, non potrebbe. Non potrebbe, perché il corpo di un animale non è fatto per resistere alla predazione come il corpo di una pianta.
E qui andiamo su un concetto che vorrei aveste tutti quanti chiari, tutti quanti molto chiaro, perché vi serve a comprendere che cos'è davvero una pianta. Il corpo della pianta è fatto in una maniera diversa rispetto a quello dell'animale. Noi abbiamo gli organi, per esempio, organi che sono quella cosa che, come vi dicevo, voi guardate immediatamente per capire se qualcuno se un animale è simile a noi. Come facciamo a capire se un organismo, per esempio, vede o sente? Beh, guardiamo se ha gli occhi, le orecchie. Un verme lo capiamo perché un verme assomiglia a noi, è sempre un animale. Ma una pianta no, una pianta non ha gli organi. Voi in una pianta non troverete mai due occhi, due polmoni, uno stomaco, un cervello. Perché? Perché la pianta non vede, non sente, non respira, non ragiona, non digerisce? No, non troverete mai gli organi singoli o doppi perché gli organi singoli o doppi sono un punto debole. Immaginate se una pianta avesse due occhi, un cervello, due reni, un fegato, un cuore, qualunque bruco, qualunque insetto che provocasse un danno in uno di questi organi sarebbe sufficiente a uccidere l'intero organismo. È per questo che le piante non hanno organi. Le piante sono costruite seguendo un'architettura diversa. Le piante distribuiscono sull'intero corpo quello che gli animali concentrano all'interno degli organi, che è una architettura rivoluzionaria, è un modo di porre le proprie funzioni all'interno del proprio corpo completamente diverso rispetto a quello animale. Questo è il modello animale, vedete? Il modello animale è un modello gerarchico in cui voi avete la testa che governa degli organi. E questo invece è il modello vegetale, è un modello distribuito, è un modello diffuso, è un modello che è molto molto più resistente del modello animale. Ora, perché questa cosa è importante? Beh, è importante perché il modello animale noi lo abbiamo utilizzato per tutto. Qualunque cosa noi costruiamo, qualunque cosa noi facciamo, la costruiamo su come noi stessi siamo fatti. Guardate questa diapositiva che probabilmente vi chiarisce un po' ciò di cui sto parlando. Questa è la divisione per caste indiana. La divisione per caste indiana è costruita su un corpo. Vedete, i bramini rappresentano la testa, poi ci sono i guerrieri, i mercanti, i contadini, i lavoratori, eccetera, eccetera, fino ad arrivare agli intoccabili che sono addirittura fuori dal corpo. Questo è questa è la società indiana, che è una società apertamente divisa in caste. Le nostre società non sono molto diverse da questa, sono semplicemente nascostamente divise in classe, ma il sistema è identico. Noi facciamo tutto quanto e costruiamo tutto quanto in maniera piramidale, in una maniera gerarchica. E la maniera gerarchica perché la utilizziamo? Guardate qualunque organigramma di qualunque organizzazione, no? Cosa c'è? C'è sempre il capo. E perché si chiama capo? Si chiama capo perché viene da qui, da testa. E poi gli organi che sono governati da questo capo. È l'unico tipo di organizzazione che si può pensare, no? Davvero. Veramente la utilizza una incredibile, minuscola frazione di tutto quello che è vivo. Cioè, la utilizzano soltanto quello 0,3% di animali. Il 99,7% di tutto quello che è vivo utilizza un metodo e un sistema diverso per distribuire le funzioni.
Ed è un sistema che è incredibilmente più moderno, perché se voi diffondete le funzioni sull'intero corpo, invece che concentrarle in degli organi, ottenete un'organizzazione che è robusta, che non si può fermare, che è inarrestabile. Tant'è vero che tutto quello che è moderno, tutto quello che è veramente moderno, è costruito come una pianta, a partire da Internet, che vedete qui. Quella che vedete alla vostra sinistra è una mappa topografica di Internet di qualche anno fa, quella che vedete alla vostra destra è un apparato radicale. Le due mappe sono sovrapponibili, le due reti sono simili. Perché? Perché sono nate e si sono sviluppate per un motivo analogo. Internet nasce con la necessità di dover resistere. Non so se conoscete la storia di Internet, nasce come una rete militare. Si chiamava ARPANET, era a un certo punto in piena guerra fredda, gli americani si accorgono di avere una organizzazione militare gerarchica, in cui c'era, come avete visto nei film, la classica organizzazione militare in cui c'è il comando in capo, da cui dipendono tutte le informazioni. E giustamente si pongono una domanda non peregrina. Dice, ma se i russi ci sparano una bomba atomica per primi e ci distruggono il comando in capo, noi che facciamo? È una domanda seria. Perché di colpo sarebbe venuta a mancare l'intera catena di comando. E allora costruiscono una rete che non era centralizzata, una rete in cui, se anche fossero state distrutte la maggior parte delle basi americane, quelle rimanenti sarebbero potute rimanere operative. Per fare questa cosa, ovviamente, hanno dovuto costruire una rete diffusa, una rete distribuita, e hanno costruito qualche cosa che è identico a un apparato radicale. Guardate che questa questione delle gerarchie, dell'architettura gerarchica centralizzata, è una questione incredibilmente seria, molto più seria di quanto forse voi possiate pensare. Interi imperi sono crollati per un'organizzazione estremamente centralizzata. Pensate agli imperi Aztechi o Maya o Incas. Tutti gli imperi, diciamo, dell'America Latina che crollano uno dopo l'altro in un battito di ciglia all'arrivo di un quantitativo di soldati spagnoli del tutto irrilevante. Quando Cortés arriva per la prima volta in America Latina aveva 500 persone con sé, delle quali 300 erano dei soldati, e lui immaginava di trovare una civiltà allo stato, diciamo, delle capanne, dei villaggi primitivi, e invece trova una città, quella che oggi è per esempio Città del Messico, che aveva 220.000 abitanti. Erano pochissime le città all'epoca europee ad avere questa quantità di abitanti. Era una civiltà nel pieno del suo splendore tecnico e scientifico. Dal punto di vista dell'economia, della fisica, della chirurgia, dell'astronomia, della chimica. Ebbene, questa società crolla istantaneamente nel giro di un anno, cioè, è una cosa che non si è mai visto nella storia dell'umanità. In un anno una civiltà così complessa crolla una volta rimosso Montezuma, e anche tutta la storia che abbiamo portato le malattie, e per cui queste civiltà si sono estinte perché noi abbiamo portato l'influenza dei raffreddori, è una storia che non è molto convincente, se pensate che il morbo più mortale che l'umanità abbia mai dovuto contrastare, che è la peste, lasciava comunque in vita dalla metà, almeno la metà della popolazione, in alcuni casi anche i due terzi. Quindi vuol dire la metà della popolazione sarebbe dovuta comunque sopravvivere anche in America.
E perché gli spagnoli non... E quindi quello è un classico esempio di un impero che scompare perché si è rimosso esclusivamente il capo. Perché gli spagnoli non sono mai andati in America del Nord? Perché non sono mai andati in California? Perché, cioè, cos'è? Gli dava... non gli piaceva? Non gli piacevano gli attuali Stati Uniti? Perché non sono andati su? Ci hanno provato per 200 anni. No, scusate, qui. Ci hanno provato per 200 anni, ma non ci sono mai riusciti. Perché lì sopra, qual era il grande impero che li ha bloccati? Beh, erano gli Apache. Questo era il grande impero che li ha bloccati. Un'organizzazione distribuita, gli Apache non avevano, non avevano alcun tipo di centralizzazione, e quindi per 200 anni non sono riusciti a passare. E poi, diciamo, le organizzazioni gerarchiche animali hanno un solo vantaggio: sono veloci, riescono a prendere delle decisioni in maniera veloce, perché appunto il nostro primo requisito animale è quello di muoverci velocemente, per questo che le organizzazioni animali sono fatte in questa maniera. Pensate all'impero romano, scusate, alla Repubblica Romana. La Repubblica Romana intendo dire quella prima dell'impero. La Repubblica Romana era una democrazia retta dal Senato che quando e nei casi nei quali fosse stata sotto pericolo, per esempio in caso di guerra, nominava un capo, un duce, uno solo, che doveva prendere decisioni molto velocemente. Si utilizzava appunto perché quando si devono prendere decisioni veloci si affida a un unico punto, quando invece le decisioni devono essere ponderate e giuste ci si affida ai più. Qual è un altro problema enorme delle organizzazioni centralizzate? È che chi prende le decisioni è molto lontano dal punto in cui le decisioni avranno la loro risoluzione. E tante tante altre che ora non abbiamo però il tempo di approfondire. Le piante, come vi dicevo, rappresentano un modello diverso, un modello che funziona incredibilmente meglio di quello animale. E questo lo rappresenta il fatto che esse siano il 99,7% di tutto quello che è vivo. Come si fa a valutare, per esempio, il successo di mercato di un'azienda? Vedendo quanta parte del mercato appartiene a lei. Il nostro 0,03% è come se, che ne so, un oscuro... una oscura autofficina di un paesino dicesse di essere più forte della Toyota. È la stessa cosa identica. Noi uomini siamo incredibilmente presuntuosi, ma arriveremo anche a questo. Allora, cominciamo, vediamo un po' la questione del senso. È vero che le piante sentono o non sentono? Cioè, nel senso, sono sensibili o non sono sensibili all'ambiente? Che cosa dice che cosa dicevano, perlomeno, i testi sacri fino a non tanto tempo fa? Bene, guardate, questo libro qui è The Ecological Approach to Visual Perception, è di James Gibson, è un guru. È il dio della visione ecologica, ora buonanima, per questo libro qui è un libro che è conosciuto da chiunque nel mondo abbia mai studiato l'ecologia e soprattutto l'ecologia della visione. Bene, che cosa dice Gibson nell'introduzione a questo libro? Per questo ve l'ho portato. Dice, ve lo traduco velocemente, noi dobbiamo trattare la vegetazione come fanno gli animali, come se fosse un insieme inorganico, minerale. Guardate la frase che dice, la seconda frase, le piante in generale non sono animate. Ed è falso, perché le piante si muovono moltissimo.
non hanno comportamenti, ed è falso, perché le piante si comportano. Mancano di un sistema nervoso, questo è vero, e non hanno sensazioni, altra follia. Perché esistono, ma non da oggi, non perché l'ho detto io, ma esistono da 150 anni migliaia e migliaia di lavori scientifici che mostrano le capacità di senso delle piante. E poi guardate come finisce, in questo rispetto loro sono le piante, sono come gli oggetti della fisica, della chimica e della geologia. Questa è la visione, come si direbbe, mainstream, principale della scientifica. Ovviamente vi rendete conto della follia di questa affermazione. Le piante sentono almeno 20 parametri chimici e fisici contemporaneamente, un singolo apice radicale di una radice di qualunque pianta percepisce almeno e in contemporanea 20 parametri chimici e fisici. Fra questi, tutti quelli che percepiamo noi, più delle cose che di cui noi non abbiamo alcuna idea. Siete in grado di percepire voi i campi elettrici, o i campi magnetici, o i gradienti chimici? Se qui sotto, se sotto questo podio ci fosse una tonnellata di cobalto, voi la sentireste? No. Ebbene, sappiate che una singola radice di una qualunque pianta, per esempio immaginate un seme di mais che ha formato il suo primo centimetro di radice, ce l'avete presente? Mi auguro che lo abbiate mai visto, almeno alle elementari. Quindi un semino di mais che ha prodotto il suo primo centimetro. Bene, questo centimetro di radice è in grado di percepire in un metro cubo di terra, quindi stiamo parlando di un cubo di un metro per un metro, una quantità di un nanogrammo di nitrato d'ammonio. Ve lo ripeto, quindi in 1600 chili di terra la prima radichetta che viene fuori da un seme di mais è in grado di percepire un nanogrammo di una qualunque forma azotata. Questa è la capacità di percezione e di senso delle piante. Poi le piante sentono la gravità, sentono la luce, sentono tutte le cose che noi sentiamo, ma ne sentono tante di più che noi invece non siamo in grado di percepire. Una delle cose, per esempio, che normalmente si pensa che le piante non siano in grado di percepire sono i suoni. Oppure, se qualcuno ha mai parlato di suoni nelle piante, c'è sempre una questione, c'è sempre tutto un racconto molto naif di musiche classiche, rock, meglio i Black Sabbath, no? meglio Mozart, eccetera eccetera. Tutto questo non ha senso, ma le piante percepiscono perfettamente le vibrazioni. Guardate questo filmato, quelle onde che vedete lì è una sorgente sonora a 200 Hz, e guardate che cosa fanno le radici del mais di prima, vedete come girano tutte quante verso i 200 Hz. Perché girano verso i 200 Hz? Questo è una cosa che abbiamo scoperto nel mio laboratorio qualche anno fa e a cui abbiamo dato il nome fonotropismo. Perché girano verso i 200 Hz? Che cosa hanno i 200 Hz per essere così attraenti per una radice? Bene, se prendete il suono dell'acqua corrente e ne fate uno spettro delle frequenze, vi accorgete che i 200 Hz sono la frequenza più presente, cioè il picco nel suono dell'acqua corrente. Questo è il motivo per cui le radici si vanno a infilare nei tubi dell'acqua, nei giardini, non perché sentano un gradiente idrico spesso, non perché ci sia una perdita di acqua, non c'è bisogno che ci sia una perdita di acqua, percepiscono il suono dell'acqua che passa
e ci si dirigono con grande precisione. Ecco, questi suoni che avete sentito sono i suoni che emettono le radici che crescono. Non è un disturbo. Qui vedete il disegno, il grafico, quello lo avete sentito, è il suono. Lo abbiamo chiamato clicking perché sembra proprio il click, un suono che assomiglia molto al click. Tutte le radici che crescano e che non crescano, questa è la cosa straordinaria, perché all'inizio si pensava che questo suono fosse dovuto alla rottura proprio della parete cellulare. Immaginate, la parete cellulare si spezza durante la crescita e produce questo crack che noi possiamo amplificare e sentire, mentre invece no. Le piante producono in continuazione questo suono, ancora non sappiamo con certezza perché, ma molto probabilmente è una specie di ecolocalizzazione, cioè viene utilizzato soprattutto per capire la vicinanza degli altri apici dell'apparato radicale, che come potete vedere è un organo che può essere incredibilmente complesso. Almeno la metà della massa di una pianta sta sottoterra, e questa parte, la parte sotterranea, è anche la parte più interessante, la parte principale della pianta. Una capacità che gli organismi intelligenti devono avere è quella di avere una idea, una percezione dello spazio che li circonda. Allora, cominciamo a guardate questa specie di blob qui. Questo organismo è il Physarum ed è un organismo unicellulare. È un organismo unicellulare multinucleato. Vedete quanto è grande, molto grande, cresce a vista d'occhio e ha una capacità straordinaria. Allora, prima vi spiego che cos'è questa immagine, poi vediamo il filmato. Allora, questa immagine qui rappresenta la mappa. Immaginate che al posto della palla gialla ci sia Tokyo e al posto di tutte quelle macchioline bianche ci siano tutte le principali città che stanno intorno a Tokyo. La dimensione della macchiolina bianca, che è costituita da dei fiocchi di avena, è proporzionale alla grandezza della città. Qual è un problema tipico, classico, di trasporto? È come si fa a organizzare una rete, per esempio, per trasportare tutte le persone fra Tokyo e le città vicine, che sia la più efficiente possibile? È un problema di ingegneria molto complesso. Molto complesso. Ora guardate che cosa fa il Physarum. Allora, il Physarum, vedete, copre l'intera superficie collegandosi con questi fiocchi di avena. In pochissimo tempo, perché questa è una cosa che avviene in meno di un giorno, e poi vedete, riassorbe tutto quello che non è direttamente legato nella conduzione di alimenti fra uno e l'altro di questi nodi. La rete che ne risulta è una rete estremamente, estremamente efficiente ed è al 98% sovrapponibile alla rete reale che gli ingegneri giapponesi nel corso di un secolo più o meno di sviluppo hanno prodotto per unire la città di Tokyo con le città vicine. Voi potete usare lo slime mold oppure il Physarum per studiare per esempio le reti autostradali. Questo è parte di un lavoro che è stato utilizzato su 62 paesi del mondo, cioè in 62 reti stradali, reti autostradali del mondo sono rappresentate giù. Qui giù ce ne sono soltanto tre, per esempio. Vedete, c'è
Vediamo se mi appare qualche cosa, no, non mi appare, ma insomma c'è l'Italia, l'Olanda e la Cina. Quelle che vedete sotto in bianco, diciamo, sono i reali sistemi autostradali. Quelli che vedete sopra, in azzurrino, nella zona azzurra, sono i sistemi che sono stati prodotti dallo SLAM, dal Fusarum. E ora vedete che per l'Italia, che ha un sistema autostradale molto semplice, la corrispondenza è quasi totale. Quello che è interessante è che per un sistema complesso come quello della Cina, no, scusatemi, in un sistema complesso come quello della Cina, il sistema, diciamo, la rete prodotta dal Fusarum è più efficiente. Ci sono dei sistemi matematici, degli strumenti matematici per misurare l'efficienza di una rete. E lo vedete comunque anche a vista d'occhio, se guardate qui sotto vedete che ci sono alcune duplicazioni nel sistema vero, reale, mentre invece nel sistema del Fusarum no. Quindi il Fusarum è in grado di costruire delle reti con incredibile efficienza, essendo un organismo unicellulare. Vediamo un po' invece una pianta superiore. Beh, vedete questo coso che sta uscendo qui, che si muove? Questa è la cuscuta, forse alcuni di voi la conoscono, è un parassita. Ed è un parassita a cui piace moltissimo il pomodoro. Infatti, vedete, questa è una pianta di pomodoro, vedete com'è brava a trovarlo. La trova istantaneamente, no? Non ha alcun problema a trovarla e a parassitizzarla. Quanto ci mette a trovare una pianta di pomodoro? Poco, pochissimo. Pensate che un seme di cuscuta ha necessità di trovare un ospite in 3 giorni, perché se non trova un ospite in 3 giorni muore, non è in grado di fotosintetizzare. E quindi, vedete, riesce a trovare molto efficientemente una pianta di pomodoro. Ora, se mettiamo un seme di cuscuta fra una pianta di grano e una pianta di pomodoro, che cosa fa la cuscuta? Sceglie. Vedete, sta girando, dice: cosa faccio? Aspetta, c'è il grano o il pomodoro? Ma alla fine sceglie il pomodoro perché è più facile da parassitizzare. Ma la cosa interessante è che se non c'è un'alternativa, se c'è solo il grano, va bene anche il grano. Quindi la pianta è in grado di scegliere. E questo invece è un fagiolo. Questo è un fagiolo, i fagioli li conoscete. Sapete che i fagioli si arrampicano, no? Sono delle piante arrampicanti, e quindi cercano dei pali. Guardate questo filmato, questo è stato fatto tanti anni fa ormai nel mio laboratorio. Avete dei dubbi che questo fagiolo sappia dov'è il palo? Guardatelo per cortesia, guardate il comportamento, quello che diceva Gibson non esiste nelle piante. Lo state vedendo? Qual è la differenza con un animale? Guardate come si dirige, sa dov'è il palo e sta cercando in tutte le maniere di raggiungerlo. Se guardate l'apice del ramo, vedete che ha già fatto un uncino nella direzione corretta, cioè nella direzione in cui si deve aggrappare. Vedete? Direi che non ci dovrebbero essere molti dubbi, all'idea che la pianta sa qual è l'ambiente fisico che la circonda, conosce l'ambiente fisico. Non c'è una differenza sostanziale con l'animale, anzi, questo fagiolo sa esattamente come è fatto l'ambiente intorno a sé, non c'è, ve lo ripeto, una differenza. Oh, guardate quest'altro invece sofisticatissimo esperimento in cui ho messo un palo in mezzo a 2 fagioli. Se ne accorgono che c'è un palo e cominciano una competizione per chi lo raggiunge per primo. Attenzione perché uno vince e l'altro. Il perdente è la cosa interessante, perché vedete, ha cambiato istantaneamente direzione, cioè nel momento in cui il primo fagiolo ha raggiunto il palo, l'altro si è buttato da tutt'altra parte, sta cercando di aggrapparsi sul fondo,
sullo sfondo blu, sta vedendo se quei puntini bianchi magari in qualche maniera possono rappresentare un appiglio, e poi alla fine abbandona. Perché non rappresentano un appiglio? E perché stava sprecando troppa energia. Anche questo è un segno di intelligenza. Ma la cosa straordinaria di questo filmato è quello che fa appunto il perdente nel momento esatto in cui il vincitore prende il palo. Cambia direzione. E se voi dite, ma io nei miei, i miei fagioli si aggrappano a due o tre allo stesso palo, sappiate che i vostri fagioli sono piante addomesticate, e le piante addomesticate non si comportano come le piante selvatiche, non hanno niente in comune con le piante selvatiche. Questo è un fagiolo di lime, un fagiolo che cresce nella foresta. I fagioli selvatici sono molto competitivi, se trovano un palo su cui aggrapparsi non ne vogliono altri. E poi ci sono le radici, vedete, questo è sempre il famoso mais di cui parlavamo prima, con la sua radichetta che è messa in una situazione strana, vedete, perché è messa contro in salita, quando non si trova mai una radice in salita. E questo movimento, il movimento che fa la radice per muoversi, è lo stesso movimento che ha qualunque essere senza gambe che si debba muovere, e non è per niente un movimento semplice, è un movimento che richiede la sincronia fra diversi luoghi dell'apice radicale. Queste sono delle camerette a Y. Sono delle camerette a Y in cui in un ramo, diciamo, della Y abbiamo messo una sostanza che piace alle piante. Per esempio, in questo caso è il famoso nitrato d'ammonio, l'equivalente del formaggio per i topi. Guardate che cosa fanno le radici. Arrivano qui e si dirigono tutte quante, ovviamente, a dimostrazione della loro capacità di senso e di decisione, dalla parte in cui esiste il nitrato d'ammonio. Però possiamo fare una cosa all'incontrario, possiamo mettere un repellente da quella parte, cioè una sostanza che alle piante non piace, e succede una cosa che è ancora più interessante. Vedete, la maggior parte delle radici sceglie la direzione giusta, ma ce n'è una che non lo fa. E questa cosa è molto, molto importante, perché noi, quando studiamo le piante, le mettiamo sempre tutte quante insieme, facciamo le statistiche, ma la statistica nasconde i comportamenti. Quella radice che sceglie la via del repellente è stupida, è una radice stupida, cioè non è in grado di prendere la decisione corretta, ed è molto importante che esista, perché ci dimostra che è una decisione e non è una risposta meccanica. Poi, se volete, parliamo anche della questione della risposta meccanica o meno, e vediamo quanto è diverso il nostro modo di prendere le decisioni da quello delle piante. Come si misura il quoziente intellettivo di un animale? Lo sapete come si misura il quoziente intellettivo di un topo? Lo si mette dentro un labirinto, lo si mette all'ingresso di un labirinto, dall'altra parte si mette un pezzo di formaggio e si vede quanto tempo impiega a trovare il pezzo di formaggio. Ovviamente non possiamo, meno tempo impiega un topo, più è intelligente. Allora non possiamo utilizzare questo stesso sistema con le piante, perché le piante ci mettono tanto a crescere, la loro scala temporale non è quella degli animali. Ma possiamo utilizzare un sistema diverso. Possiamo utilizzare un sistema che misura quante volte sbaglia direzione, che è un sistema che si potrebbe utilizzare anche per i topi, però è più complesso e quindi non lo si utilizza. Quindi quante volte sbaglia direzione in un labirinto un topo per raggiungere il risultato? Bene, quello... Ops, è partito, no? Prima ve lo devo dire, che cosa vedrete. Questo che vedete qui è un labirinto, quella puntina bianca che vedete lì in alto è la solita radichetta di mais.
E questo quadratino rosso che vedete qui in basso a destra è l'obiettivo, è il luogo dove abbiamo messo il nitrato d'ammonio. E la qualità del video non è elevatissima, perché questi video vanno fatti al buio, le radici, ve lo ricordo, molti di voi lavoreranno anche con le radici e lavoreranno con le radici in laboratorio e si troveranno a un certo punto ad usare le scatole Petri. Le scatole Petri sono tanto carine, tanto belle, ci mettiamo dentro l'Arabidopsis, ma sono trasparenti. E poi le mettiamo alla luce. Le radici non crescono alla luce. Le radici sono fotofobiche, corrono via dalla luce. Se mettiamo la luce e studiamo le radici, stiamo studiando le radici in una situazione di altissimo stress. Allora, quello che vedrete qui è il filmato che mostra, vedete, questa radice crescere. Eccola qui, scegliere ogni volta, vedete, fermarsi, scegliere la direzione, sta studiando, vedete, hop, e poi sceglie la direzione giusta, di nuovo si ferma, va da una parte, no, non va bene, torna di qua, eccola qui. E vedete, senza aver sbagliato mai una svolta, arriva a trovare il nitrato d'ammonio. Allora, in termini, diciamo, di capacità di risoluzione di un labirinto, questa la singola, la prima radice di mais è un genio, non sbaglia assolutamente nulla. Come fanno? Beh, sappiate che nelle radici ci sono con una continua formazione di potenziali di azione, come questi che vedete qua. Questi sono potenziali di azione, sono gli stessi potenziali di azione che funzionano fra i neuroni del nostro cervello. Questi si formano in maniera, come dire, autonoma, spontanea. Questo è un lavoro che abbiamo fatto nel 2009, in cui mostriamo appunto la capacità, diciamo, di una zona particolare della radice di produrre in continuazione potenziali di azione. Anche questa è una storia dimenticata. Sapete che il potenziale di azione, cioè questo segnale elettrico attraverso il quale i nostri neuroni comunicano, il primo potenziale di azione che è stato misurato nella storia, è stato misurato in una pianta, nella Dionea, da Baden Sanderson, un amico di Charles Darwin. Su suggerimento di Charles Darwin, il quale gli ha detto: ma prova a vedere se trovi un segnale elettrico lì. E misurò il primo potenziale d'azione della storia. Dopodiché la segnalazione elettrica nelle piante è scomparsa dall'orizzonte degli studi, come se non esistesse, mentre invece le piante producono in continuazione segnali elettrici con i quali comunicano all'interno del corpo. E ve li faccio anche vedere, quegli stessi segnali che avete visto prima in forma di potenziale di azione, e qui li vedete in forma di flussi di calcio fluorescenti. Questa è una radice di riso, e questi che vedete sono segnali elettrici che girano e passano nell'ambito della radice. Ora, non so se avete mai visto un filmato analogo sul cervello, ma insomma, se lo avete visto, vi dovreste accorgere che praticamente state guardando esattamente la stessa cosa. Bene, non so quanto tempo ho io, Presidente, prima che il pubblico mi uccida. Bene, le piante, no, ma vado a terminare. Le piante sono in grado di, le piante hanno memoria. La memoria è un requisito dell'intelligenza. Perché è un requisito dell'intelligenza? Perché senza memoria non è possibile apprendere. E se non è possibile apprendere, non è possibile migliorare le proprie performance quando ci troviamo a dover risolvere lo stesso problema. Allora, un qualunque essere intelligente deve essere in grado di memorizzare. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo lavorato
Abbiamo lavorato su questa pianta che probabilmente conoscete, la Mimosa pudica, è una pianta si chiama sensitiva, quando la toccate, vedete, chiude le foglie. Ora, questa pianta perché chiude le foglie? Chiude le foglie perché in questa maniera spaventa eventuali insetti che si sono appoggiati sulla foglia. Quindi è un metodo di difesa. Come fa di nuovo un essere intelligente deve essere in grado di capire se è il caso di chiudere le foglie e quindi di mettere in atto un mezzo di difesa o meno? Perché deve essere in grado? Perché mettere in atto un'azione di difesa costa energia. È come se costasse dei soldi a noi. E allora uno dice, ma che fai? Perché spendi questi soldi così inutilmente? Oppure de ci deve essere un motivo per cui lo fai. Allora le piante alzano, diciamo, i propri scudi di resistenza quando ce n'è necessità. Allora ci siamo chiesti, beh, se questa la mimosa pudica chiude le foglie ogni volta che la si tocca o ogni volta che la si sottopone a uno stimolo particolare, dovrebbe essere in grado di capire se uno stimolo è pericoloso o meno e apprendere che uno stimolo non è pericoloso e chiudersi soltanto quando è invece davvero pericoloso. Ve la faccio breve. Che abbiamo fatto? Abbiamo preso 1.000 vasetti con 1.000 mimose pudiche. E li abbiamo divisi in due gruppi, da 500, neanche, ma so, vabbè, comunque dalle 5, lo semplifico, due gruppi da 500. A 500 mimose abbiamo costruito una specie, un apparecchio molto semplice, un supportino in cui mettevamo il vaso a un'altezza di 5 centimetri e questo supporto lo lasciava cadere, in modo che tutti i vasi cadessero per un'altezza di 5 centimetri. Cosa succede? La prima volta che cade la mimosa si spaventa e chiude tutte le foglie istantaneamente. Dopodiché, dopo un poco, le riapre. Noi lo riprendevamo e la rifacevamo ricadere. Dopo un poco la riapriva. La riprendevamo e la facevamo ricadere. Quante volte? Mediamente 4-5. Alla quinta la pianta non chiudeva più le foglie. E allora uno potrebbe pensare, beh, che è un'obiezione, reale, si è stancata, perché c'è proprio anche un effetto di stanchezza, cioè non ha più energia per rispondere. Invece no, se la toccate con un dito chiude istantaneamente le foglie. Quindi aveva appreso a distinguere fra uno stimolo che non era pericoloso e uno stimolo che rimaneva pericoloso. Qui lo vedete, ma niente, questa vi faccio vedere. Eccolo qui. Questo più o meno è un riassunto grafico di quello che succede. Questo è quello che succedeva all'inizio. A un certo punto, dopo che apprende, vedete, lei cade e non si chiude più. Ora, qual è la questione interessante di questa storia? Uno, che abbiamo dimostrato, e questo è il primo lavoro che ha mai dimostrato una capacità di memorizzazione nelle piante e di apprendimento. Tant'è vero che abbiamo avuto dei problemi enormi a pubblicare questo lavoro perché quello che ci veniva contestato era l'uso della parola apprendimento. Noi non potevamo usare, io invece volevo usare la parola apprendimento, ma se avessi usato la parola tipo acclimatamento, che è uno classico che si utilizza nelle piante, o assuefazione, sarebbe andata bene. Invece io volevo usare apprendimento, quindi ci ho messo un sacco a pubblicare questo lavoro. Ma questo lavoro dimostra due cose. Per la prima volta, uno, che una pianta è in grado di apprendere e siccome aveva appreso, doveva per forza di cose avere memorizzato. Quanto memorizzato? Beh,
Le piante che avevano appreso a distinguere fra i due stimoli le abbiamo messe in una serra e le abbiamo lasciate lì per 2 mesi. Siamo tornati dopo 2 mesi e le abbiamo risottoposte allo stesso test. Le piante che avevano appreso la lezione continuavano a ricordarsele, quindi non si chiudevano. Tutte le altre si chiudevano istantaneamente. Quindi hanno una memoria di almeno 2 mesi. E guardate che una memoria di almeno 2 mesi è una memoria enorme. Enorme. Per esempio, gli insetti normalmente non hanno neanche lontanamente una cosa del genere. Anche noi uomini, avete presente quando dovete prendere avete il numero della carrozza del treno, no? Quante volte lo controllate? L'ultima volta prima di salire sul treno. Cioè, però è un continuo, ogni 10 secondi, com'è? Carrozza 3-4D. Carrozza 3-4D, vabbè, ok. Passa un minuto e lo abbiamo dimenticato. Almeno a me capita così. Ma però vedo tanti, che fanno la stessa cosa, quindi deve essere comune. Quindi non è una cosa così immediata, no? Pensare che una memoria di 2 mesi sia poco. Allora vi faccio vedere un'altra cosa, sempre lavorando con la mimosa, che è una pianta che a noi piace molto perché ha dei movimenti, ma non soltanto con la mimosa. Abbiamo dimostrato una cosa che è un'altra cosa che è molto importante, cioè il fatto che le piante rispondono all'anestesia. Cosa vuol dire? Guardate questa mimosa, questa è la risposta normale di una mimosa, voi la toccate e questa si chiude. Questa la stiamo toccando con un pennellino perché è una, come dire, è una risposta molto delicata. Quindi, dopodiché gli diamo la lidocaina. La lidocaina, se siete andati dal dentista e vi hanno fatto qualche lavoro con anestesia locale dal dentista, l'avete presa anche voi. Ecco, gli diamo la lidocaina per radice e poi le tocchiamo. Vedete? Non rispondono più. Allora ho detto, vabbè, la lidocaina funziona. Proviamone un altro, etere. Guardate, allora, a destra avete, quello è il pisello, quelli sono i vitici del pisello, si muovono in continuazione, e a destra invece ce gli abbiamo dato l'etere. Eccolo. Vedete come si è bloccato tutto quanto, è fermo. L'etere blocca l'attività dei vitici, la pianta non sente più assolutamente niente. Dopodiché abbiamo, questo è parecchio complesso, perché qui gli abbiamo dato lo xenon. Attenzione, perché lo xenon pone dei problemi incredibili, perché lo xenon è un gas nobile. Siccome so che siete bravissimi in chimica, saprete anche che un gas nobile, per definizione, cosa fa? Non reagisce con nulla. Il gas nobile si chiama nobile perché non reagisce. Come i nobili, sta da una parte e non si mescola con il resto degli altri elementi. Ora, guardate che questa è una cosa straordinaria, perché un gas nobile che induce anestesia vuol dire che il meccanismo attraverso il quale l'anestesia funziona è un meccanismo fisico e non chimico, ma ora ci arriviamo. Insomma, qui abbiamo la nostra dionea, alla quale, se tu tocchi il pelino lì dentro la cosa, si chiude, che come vedete, ops, scusate, ve la rifaccio vedere. Ecco, allora, da una parte vedete quella lì normale che si chiude a sinistra, e dall'altra parte quella a cui è stato somministrato lo xenon, che invece se ne frega altamente e non sente niente di niente e non si muove. Ora, questo è perché è fondamentale, è molto importante questa cosa, perché l'anestesia è legata a uno dei concetti fondamentali che ci rende uomini, e che è la coscienza. La coscienza si definisce in una maniera particolare, è una cosa così complessa e sfuggente che noi la definiamo all'incontrario. Cioè, la definizione più corretta attualmente di coscienza è quella cosa che gli uomini hanno sempre, tranne che quando dormono di un sonno profondo o quando sono sotto anestesia.
Questa è la definizione di coscienza umana. Poi, no, ora no, no, non ci mettiamo a parlare di coscienza perché è un argomento incredibilmente spinoso. Si va da persone, c'è un filosofo americano che è anche un neuroscienziato che si chiama Dan Bennett, che dice: l'unica cosa che si può dire sulla coscienza è che io Daniel Dennett sono cosciente, perché io lo so di essere cosciente, ma di tutti voi io non potrei saperlo se siete coscienti, perché per esempio, dice lui, potreste essere degli zombie perfetti o delle macchine perfette, io non lo potrei sapere. Quindi l'unica cosa che si può dire della coscienza è che ognuno di noi sa se è cosciente o meno, ma questa è una posizione, diciamo, filosofica, anche se da parte di un neuroscienziato, che a me mi lascia molto molto perplesso, non la trovo molto accettabile. Secondo me la coscienza è un fenomeno biologico, è proprio un fenomeno biologico, è qualcosa appunto che si può studiare e che si spegne e si accende attraverso per esempio l'uso delle anestesie. Ma lo sapete che ancora oggi noi come funziona l'anestesia nell'uomo non lo sappiamo? Cioè questa cosa alla quale affidiamo le nostre vite, non sappiamo come funziona. Cioè io quando all'inizio iniziai a interessarmi di questo argomento, ho cominciato a frequentare anestesisti, persone che studiavano anestesia, per dire: beh, come funziona l'anestesia nell'uomo? E non lo sappiamo. Cioè, perché una molecola è in grado di spegnere la coscienza è una questione assolutamente empirica. Ogni tanto esce fuori una molecola che ci accorgiamo ha questa caratteristica. E si tratta di molecole incredibilmente diverse, appunto, che vanno dall'etere, che è una molecolina, fino a delle molecole organiche che sono enormi. E tutte hanno in comune questa caratteristica. Bene, un'ultima cosa ve la faccio vedere. Posso? Allora, guardate, aspettate un attimo che faccio. Allora, guardate questo filmato. Ci sono un sacco di piante, vedete, che producono, questa per esempio è una acacia africana. Vedete, produce queste grosse spine con questi, il buco non lo hanno fatto le formiche, è la pianta che produce queste grosse spine già col buco, cave. Perché? Perché le formiche possono entrare lì dentro e possono depositare le loro uova. Quindi, come dire, questa pianta si fa a un certo punto carico di ospitare delle formiche. Non è finita qui. Perché non è che gli dà soltanto l'alloggio. Vedete queste palline arancioni? Si chiamano fruit body, corpi fruttiferi, e sono fatte per le formiche. Cioè la pianta li fa per le formiche e sono, come dire, una dieta perfetta. La dieta perfetta per le formiche. Vedete che poi è fatta a misura, passa dal buco, gli ingegneri apprendano. Uno fa, quindi ci abbiamo proprio la dieta perfetta che passa e può essere portata nell'alloggio, tutto fatto per la formica. Non è ancora finito, perché non basta, gli dà l'alloggio, gli dà da mangiare e gli dà anche le bibite. Vedete questo liquido qui, che piace moltissimo alle formiche, si chiama, è un nettare extrafiorale, cioè un nettare che non è prodotto nel fiore ma è prodotto sul ramo. Vedete le formiche come arrivano e bevono con grande gioia? Sono proprio contente. Bene. Come mai queste piante, sono tante centinaia di piante, tante centinaia di specie, producono tutto questo ben di Dio per la formica? Perché in cambio la formica, vedete che cosa fa? Va in giro sulla pianta, pattuglia la pianta, e quando qualunque altro essere vivente, anche fosse, vedete, un viticcio di un'altra pianta, si avvicina, loro arrivano e la tagliano. Allora, vedete, eccoli qui. Perché questo fa parte del patto. Ecco qui, quindi
tagliano la pianta e via. Ma non, ovviamente non si limitano a questo, continuano a pattugliare la pianta e quando si avvicina qualche insetto, loro arrivano e come vedete, ora attaccano l'insetto che va via. Perché queste formiche hanno spesso un morso molto doloroso. Questo stesso sistema, vedete, il sistema che utilizzano, ecco, qui fanno scappare la cavalletta, lo utilizzano anche con i grandi mammiferi. Sulle questo tipo di acace neanche gli elefanti si avvicinano, perché sono protetti, sono talmente efficaci che, guardate che cosa succedeva, fino a non tanto tempo fa, per esempio in Amazzonia, si trovavano degli alberi di queste acace. Nel mezzo della fittissima foresta amazzonica trovavate un albero con tutto un cerchio intorno completamente pulito, perfetto, che gli aborichi, gli indigeni chiamavano i giardini del diavolo, perché non si riuscivano a spiegare cosa fosse. Oggi sappiamo che cos'è, sono queste formiche che non permettono a niente di crescere per un raggio di 4-5 metri. Bene, e finora, come dire, sembrerebbe una bella storia di simbiosi, classica, io ti do da mangiare, ti do l'alloggio, tu mi difendi, proprio da manuale, se avete mai sentito la parola o la definizione di simbiosi mutualistica, questa sembrerebbe proprio da manuale, che meraviglia, tutti e due siamo contenti, andiamo e ne guadagniamo tutti e due, però... Nicht einmal süßen Mexikaner. Attenzione, vabbè, qui proprio. Vediamo se mi riesce di farvi vedere questa cosa qui senza audio. Oh mamma. Nicht einmal süßen mexikanischen Kuchen. Vabbè, insomma. Non so perché l'audio. Und als Müll. Vabbè, guardatelo. Tanto capite il tedesco, vero? Selbst Zucker ist völlig uninteressant. Ab damit in die Tiefe. Körnchen für Körnchen. State vedendo? Nur das letzte dauert etwas länger. Questa cosa è una cosa, questa cosa che avete visto è una cosa incredibile. E perché? Perché per una formica buttare il pane o buttare lo zucchero è inconcepibile, cioè la cosa più preziosa che voi potete dare a una formica è lo zucchero. E allora quando iniziamo tanti tanti anni fa con questo mio collega tedesco a studiare questi argomenti, ci venne in mente che c'era qualche cosa di strano qui, perché non è possibile. Allora guardate che cosa succede. Ve lo dico molto, molto velocemente, le formiche che si nutrono di questi nettari extrafiorali, e questi nettari extrafiorali stanno dappertutto, dalle felci in su, questa che vedete per esempio, questa è la fava, questa vedete è una formica che mordicchia il nettare extrafiorale e 10 minuti dopo si forma questa meravigliosa goccia di nettare. Bene. Ora, che cosa succede? Succede che in questo nettare le piante mettono delle sostanze neuroattive che inducono dipendenza nella formica e ne manipolano il comportamento. Cioè, ve lo dico in altre parole facili, le drogano e poi dopo averle rese dipendenti danno droga in funzione del comportamento, come se la formica è brava nel difendere la pianta, allora aumentano la quantità di principio attivo nel nettare, se invece la formica non è brava gliela diminuiscono e quindi quella diventa molto agitata e comincia, e in questa maniera le piante, vedete, riescono. Sapete, una formica, per esempio, è come dire, uno degli stimoli più forti di una formica è proprio il feromone che viene prodotto dalle altre formiche per tornare
al nido. Allora, guardate che cosa succede. Prima vi faccio vedere che cosa, quello normale, cioè questa è una formica a cui è stato dato del miele. E infatti, vedete, a un certo punto sente la traccia che è messa su quella riga e sta sempre su quella linea. Il comportamento è corretto. Invece guardate che succede a una formica a cui invece che dare del miele diamo del nettare extrafiorale. Vedete? Non gliene frega nulla del feromone e invece gira dappertutto in una maniera molto molto veloce, molto frenetica. Anche il comportamento è completamente diverso delle formiche. Quindi le piante utilizzano la chimica per manipolare gli animali. E questa è una cosa che si sta scoprendo sempre di più, non soltanto quindi nel caso delle formiche per la difesa, ma per esempio nel caso dell'impollinazione, eccetera. Tantissimi sono i casi in cui le piante utilizzano appunto sostanze neuroattive per la produzione per ai propri fini, per far fare agli animali ciò che vogliono. Bene, vedo che insomma si comincia ad essere una certa stanchezza in aula, spero di avervi dato diciamo una rapidissima visione di cosa sono in grado di fare le piante e vi auguro un buon anno accademico. Grazie. Grazie. Grazie a voi professor Mancuso, adesso è diversamente giovani in cantina e quelli più giovani in palestra, mi sembra giusto. Terrible.